Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane azimo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, farina integrale, acqua frizzante, sale e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua frizzante. La farina di tipo 0. La farina integrale, l'olio e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo riposare per 1 ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso formeremo delle palline da circa 80 grammi ciascuna. Una volta formate tutte le palline, adesso le stenderemo con il mattarello. Formando delle strisce spesse 1 centimetro. E posizioniamole su una teglia rivestita con carta da forno. E continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Una volta formati tutti i panini, bucherellare con i rebbi di una forchetta. Pennellare con olio evo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti circa. Il pane è pronto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pane azimo. Grazie. E alla prossima ricetta!